Benvenuti o bentornati a Real Crime. Anche oggi sono qui per raccontarvi una storia di true crime italiana o internazionale. Per il caso di oggi siamo in Indonesia e siamo nel 2016 perché vi racconterò il terribile caso di Mirna Salihin. Iniziamo. Siamo in Indonesia, lo stato insulare più grande del mondo, con oltre 17.000 isole nel suo territorio, di cui solo 6.000 sono abitate. La capitale, Jakarta, ha una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti. Jakarta è nota per essere una delle migliori città asiatiche per quanto riguarda la vita notturna e lo shopping, ed è anche il centro nevralgico dell'economia indonesiana. Proprio a Jakarta vive Mirna Salihin. Mirna nasce il 30 marzo del 1988 assieme alla sua gemella Sandy. Le due sorelle crescono in modo spensierato e da adolescente Mirna inizia a sviluppare l'interesse per il design, un interesse che la porterà proprio ad intraprendere degli studi in questo settore. Decide infatti di lasciare l'Indonesia e andare all'università in Australia, esattamente a Sydney. Nel 2007 Mirna si iscrive al Billy Blue Design College, un'università veramente famosissima per chiunque volesse intraprendere la carriera nel mondo del design. Ritrovandosi da sola in una nazione diversa dalla sua, ed essendo il suo un college internazionale, Mirna cerca subito di instaurare delle amicizie con ragazzi e ragazze provenienti dall'Indonesia. Diventa molto amica di tre ragazzi, tra cui una certa Hani Boon, un certo Arief Soemarko e poi Jessica Wongso. Il gruppetto trascorre degli anni davvero meravigliosi al college e tutti e quattro si innamorano follemente dell'Australia. Una volta laureati, però, il gruppo decide di dividersi per seguire ognuno la propria strada e i propri sogni. Jessica Wongso è l'unica dei quattro a decidere di rimanere a Sydney e cercare di ottenere un permanent resident, ossia una sorta di permesso, un visto, che ti permette di vivere in un luogo in modo permanente pur non avendo la cittadinanza. Mirna, Hani e Arief invece decidono di tornare in Indonesia. Nel 2014, 3 anni dopo la laurea, Mirna però decide di tornare per un breve periodo in Australia, in vacanza, sempre a Sydney, per rivedere quei luoghi tanto amati e per ritrovare anche le persone che non vedeva da un po', tra cui ovviamente la sua grande amica Jessica. Le cose però, si sa, nel tempo possono cambiare e anche le persone, tant'è che le due amiche capiscono di non essere più così affiatate come un tempo. Mirna, in particolare, una sera, mentre erano a cena in un ristorante, comunica a Jessica di non approvare il suo nuovo fidanzato, che non era fatto per stare con lei e addirittura le consiglia di lasciarlo. Jessica, in quell'occasione, si arrabbiò così tanto che si alzò, lasciò il tavolo e se ne andò a casa, lasciando Mirna da sola a metà pasto. Da quella sera le due ragazze non si sentirono più, o perlomeno non più come prima. Quel periodo per Jessica fu molto particolare. Ad inizio 2015 le viene infatti diagnosticata la depressione e venne anche ricoverata dopo che aveva tentato di porre fine alla sua vita in più occasioni. Nel 2015 inoltre Jessica inizia a fare uso di alcol andando completamente fuori di testa. Insomma, rispetto ai tempi idilliaci dell'università, Jessica era completamente cambiata. Un tempo era una ragazza studiosa, seria, brillante e spesso molto divertente.
Ora era una donna che sopravviveva senza alcuna motivazione. Il 22 agosto del 2015 alle 2:20 del mattino, inoltre, Jessica stava guidando lungo Marion Street per tornare a casa e ovviamente era ubriaca. Ad un certo punto si schiantò contro un muro di una casa di riposo. Fortunatamente l'incidente non fu gravissimo e Jessica si ruppe solo due costole, oltre che ferirsi al petto. Questo incidente però iniziò a far capire alla famiglia e agli amici che Jessica non stava assolutamente bene mentalmente. 4 mesi dopo l'incidente, tra l'altro il 1° dicembre, Jessica perse anche il lavoro. Venne infatti licenziata dalla New South Wales Ambulance, dove faceva la graphic designer. Mirna, intanto, nel frattempo era tornata in Indonesia e assieme al suo grande amico di sempre, Arief Soemarko, nel novembre 2015 si reca a Bali. Proprio a Bali i due decideranno di sposarsi. Sì, perché nel mentre erano diventati una bellissima coppia. Il matrimonio fu davvero incantevole, magico, con molti invitati e con i due sposi pieni di passione l'uno per l'altro. E tra tutte queste numerose persone mancava però Jessica, che in seguito a quel famoso litigio non venne invitata. Jessica nel mentre venne a sapere del matrimonio e rimase molto delusa e molto arrabbiata. Era ancora nervosa con lei per il litigio al ristorante l'anno prima e quest'ulteriore dimostrazione fu per Jessica un vero colpo basso. Si sentiva l'amica di serie D, si sentiva scaricata e dimenticata. Era un periodo terribile per Jessica, soffriva di depressione, aveva perso gli amici, era sola, era stata licenziata, aveva fatto un incidente, insomma tutto sembrava andare nel verso sbagliato. Per risolvere i suoi problemi, che ormai sembravano essere diventati insormontabili, Jessica decide di lasciare l'Australia e di ritornare a casa, in Indonesia. Nel mentre avrebbe anche cercato di riallacciare i rapporti con Mirna. A fine 2015, dunque, Jessica prende un volo direzione Jakarta per tornare a casa. Due giorni dopo il suo ritorno in Indonesia, Jessica decide di contattare Mirna, invitandola a prendere un caffè assieme. Mirna, però, non sapeva bene spiegarsi il motivo, era preoccupata di incontrare Jessica da sola. Suo marito, Arief, le consiglia allora di portare con lei l'altra amica storica del gruppo, Hani. Così Mirna si reca a questo invito proprio assieme all'amica Hani. Le tre amiche decidono dunque di incontrarsi il 6 gennaio del 2016 alle ore 17 all'interno di un bar del Grand Indonesia Shopping Mall di Jakarta, un enorme centro commerciale. Il bar in questione era l'elegante restaurant caffè Oliviers. Ma a questo punto succede qualcosa di insolito. Prima che Mirna e Hani arrivassero al bar, Jessica manda un messaggio alle due chiedendole che cosa volessero da bere perché lei avrebbe già fatto l'ordine mentre le aspettava. Le due amiche le rispondono di attenderle, che avrebbero scelto loro una volta arrivata al bar e sfogliando il menù. Ma Jessica insisteva. Era effettivamente un comportamento strano, ma non era finita qui. Alle 15:30, un'ora e mezza prima dell'appuntamento, da alcune telecamere a circuito chiuso del centro commerciale si poteva vedere Jessica che si era recata al bar in questione, ossia l'Oliviers. Una volta entrata si era poi seduta, ma dopo 2 minuti si era alzata per camminare nel locale e apparentemente analizzare l'area. Poi era uscita. Dopodiché, 42 minuti dopo, Jessica era ritornata nel bar, stavolta però con 3 shopping bag di Bath & Body Works, un famoso negozio di articoli per il bagno. Ogni borsa presumibilmente conteneva delle bottiglione di sapone liquido.
Jessica a quel punto continua a camminare in modo strano per tutto il bar-ristorante per diversi minuti, guardandosi attorno sospettosamente e controllando le pareti e il soffitto del locale. Alle 16:15, quindi 45 minuti prima dell'appuntamento, ordina un caffè vietnamita ghiacciato per Mirna e due cocktail per lei e l'altra amica. Il caffè vietnamita è un tipo speciale di caffè che al posto del latte normale ha di base quello condensato che poi si posa sul fondo del bicchiere o della tazza. Poi, nelle stagioni calde, ci si aggiunge a piacere il ghiaccio. Detto questo, per quale motivo Jessica stava ordinando ben 45 minuti prima le bevande per le sue amiche? Durante questi 45 minuti, sempre dalle telecamere poste nel locale, si può vedere come la donna aveva messo le tre shopping bag sul tavolo in modo da creare una sorta di barriera che non permettesse di vedere che cosa lei stesse facendo. Inoltre, probabilmente in modo studiato, Jessica si era seduta nel tavolo posto nella zona più morta del bar, dove l'inquadratura delle telecamere sarebbe stata meno chiara. Alle 17 finalmente arrivano Mirna e Hana al locale. Le due ragazze arrivano al tavolo di Jessica e si scambiano degli abbracci, da come si può sempre vedere nei video delle telecamere del locale. Appena si siedono al tavolo, Mirna, senza pensarci troppo, inizia a sorseggiare il suo caffè vietnamita ordinato quasi un'ora prima. Appena due minuti dopo aver dato i primi sorsi, Mirna inizia ad apparire agitata. Inizia a sventolarsi come avesse caldo e a tossire compulsivamente. Poi indica la bevanda e dice di sentire un sapore strano e invita le amiche ad assaggiarla, ma le amiche non lo fanno. Neanche un minuto dopo, improvvisamente, la testa di Mirna barcollerà all'indietro e da lì a breve la ragazza collasserà sulla sedia. Subito dopo Mirna inizia ad avere delle forti convulsioni e subito dopo della schiuma bianca inizia ad uscirle dalla bocca. Tutto il personale del locale e anche alcuni clienti corrono in soccorso della ragazza mentre Jessica e Ani guardano incredule la scena. Ma ad un certo punto Jessica sembra avere un comportamento un po' strano. Istantaneamente la donna inizia ad accusare la caffetteria di aver manomesso il caffè della povera amica. A quel punto il direttore del locale prende il caffè e lo porta in cucina per farlo analizzare in seguito. Nel mentre Mirna viene trasportata subito nell'ospedale più vicino, perché le sue condizioni sembravano peggiorare di minuto in minuto. Purtroppo, nei soli 5 minuti di distanza tra l'Oliver's Café e l'Abdi Valuyo Hospital, Mirna Salihin morirà. Nel mentre era stato avvisato il marito di Mirna, che si stava precipitando all'ospedale per assistere la moglie. Quando arrivò, però, ormai era troppo tardi. Il ragazzo era ovviamente scioccato. L'amore della sua vita, a pochissime settimane dal matrimonio, se n'era andato per sempre. E tra l'altro senza un apparente motivo. Quel giorno il bar Oliver's aveva servito solamente 10 tazze di caffè vietnamita ghiacciato e nessuno delle altre 9 persone aveva dato alcun segno strano e nessuno era stato male. Al locale dunque arriva immediatamente la polizia, che ritira il caffè vietnamita bevuto da Mirna per farlo analizzare. Un'attenta analisi forense che dopo 3 giorni avrebbe confermato che quel caffè era stato avvelenato ed era stato avvelenato con del cianuro. Il 10 gennaio, 4 giorni dopo la morte di Mirna, venne fatta l'autopsia. Venne trovato un forte sanguinamento nello stomaco con evidenti tracce di cianuro. Il cianuro
per chi non lo sapesse, è un veleno davvero molto forte. È un composto chimico che può uccidere una persona davvero in pochissimi minuti. La sostanza chimica presente nel cianuro impedisce alle cellule di trattenere l'ossigeno, provocando una morte molto rapida. È un veleno che attacca il sistema nervoso centrale e il sistema cardiovascolare e che provoca istantaneamente vomito e attacchi di panico. Ovviamente le indagini della polizia iniziarono subito dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Dai video la polizia iniziò a notare lo strano comportamento dell'amica Jessica, sia prima che durante che dopo il fatto. Uno strano comportamento della donna fu anche notato il giorno dei funerali di Mirna. Jessica era l'unica persona che sembrava non provare nulla, era completamente senza emozioni. Il sospetto nei suoi confronti cresceva di giorno in giorno e la polizia era preoccupata potesse scappare avendo un permesso di soggiorno permanente in Australia. Ma con le prove che già avevano in mano, fortunatamente poterono arrestare la ragazza già il 30 di gennaio. L'accusa ovviamente era di omicidio premeditato. Il processo per la morte di Mirna Salihin iniziò 4 mesi e mezzo dopo la sua morte, il 15 giugno del 2016, ma prima di quel giorno vennero scoperti altri dettagli importanti. I detective, infatti, erano andati ad interrogare l'ex capo di lavoro di Jessica, dove la donna, appunto, era impiegata come graphic designer. Christy, questo era il suo nome, aveva avuto una posizione di supervisor di Jessica per ben 8 mesi e in quel periodo aveva potuto conoscere molto bene la ragazza. Christy raccontò agli investigatori che Jessica aveva sempre avuto un comportamento sgradevole, sembrava odiare la gente e si estraniava spesso dalle situazioni. Quando poi gli investigatori chiesero a Christy se secondo lei Jessica potesse essere una persona violenta, la donna rispose: "Non ho dubbi che Jessica sia capace di o di uccidere un'altra persona". Christy poi continuò il suo racconto dicendo alla polizia qualcosa di davvero inquietante. Disse che una volta Jessica le aveva detto di sapere come avvelenare e uccidere qualcuno se ne avesse mai avuto bisogno, ma non solo. Una volta Jessica aveva addirittura minacciato di morte proprio la sua supervisor Christy, dicendo le testuali parole: "Devi morire e deve morire anche tua madre". La polizia federale australiana era la prossima della lista per gli investigatori indonesiani che volevano conoscere meglio la storia di Jessica nella città di Sydney. La polizia federale australiana rilasciò dunque un rapporto in cui venivano descritti i diversi tentativi di suicidio che Jessica aveva avuto in passato, 4 per l'esattezza, di cui 2 con ricovero in ospedale. La polizia australiana comunicò anche del comportamento minaccioso che Jessica aveva dimostrato sul luogo di lavoro nei confronti dei colleghi. E poi, per finire, venne comunicato anche l'incidente stradale che aveva avuto contro il muro dell'edificio che era una casa di cura. E infine, Jessica aveva anche ricevuto un'ordinanza per presunta violenza emessa contro di lei dal suo ex fidanzato, dopo che lui aveva trovato la sua auto vandalizzata poco dopo la rottura del loro rapporto. Il processo contro Jessica Wong So prese inizio a metà giugno 2016, diventando uno spettacolo mediatico che si trascinò per 4 mesi e mezzo. Durante il processo, la difesa di Jessica sosteneva che tutte le informazioni ricevute dalla polizia australiana fossero false e che ci fosse un complotto della polizia indonesiana. Ma i pubblici ministeri sostennero con forza che i vari rapporti dell'AFP
gruppi fossero reali e che confermavano solamente i già numerosi sospetti e le numerose prove relative al caso di Mirna. Ovviamente la prova più schiacciante furono i video delle telecamere del bar, che mostravano una scia di comportamenti strani e preoccupanti che suggerivano che Jessica avesse avvelenato il caffè vietnamita ordinato 45 minuti prima proprio per Mirna. I rapporti tossicologici inoltre confermarono, come detto prima, che nel corpo di Mirna ci fosse del cianuro, lo stesso presente nel caffè. Anche il momento dell'avvelenamento era palese. Era proprio quel momento in cui Jessica si era coperta con le shopping bag messa a barriera sul tavolo del bar. Poi ovviamente tutto era palese anche per il fatto che Jessica avesse ordinato le bevande 45 minuti prima dell'arrivo delle sue amiche. E poi era scioccante la tranquillità di Jessica durante i momenti in cui Mirna si sentiva male. E poi anche dopo la sua morte, durante le interviste e le varie apparizioni pubbliche, Jessica sembrava fin divertita. Come si sa però, le prove solitamente devono essere ben visibili e ben tangibili. Mancava oggettivamente qualcosa che provasse che fosse proprio lei ad aver versato il cianuro dentro il caffè. Addirittura la donna, a quanto pare, aveva buttato via, perché vecchi a suo dire, i pantaloni che aveva indossato il giorno della tragedia. Combinazione. Un'altra prova mancante era come Jessica si fosse impossessata di quel veleno. Dove l'aveva reperito? Il cianuro, infatti, è una sostanza molto difficile da acquisire e da trovare in qualsiasi parte del mondo, ancora di più in Indonesia. Queste due grandi mancanze ovviamente furono i punti forti della difesa di Jessica. Fortunatamente, nonostante la mancanza di queste due prove evidenti, era chiaro che fosse stata proprio Jessica ad avvelenare il caffè di Mirna Salihin. Il 27 ottobre del 2016 Jessica Wong So viene ufficialmente dichiarata colpevole dell'omicidio di Mirna Salihin e condannata a 20 anni dietro le sbarre. Grazie all'AFP, la Polizia Federale Australiana, la sua condanna non ha potuto prevedere la pena di morte. La Polizia Australiana, infatti, rilasciò la documentazione alla Polizia Indonesiana a patto che non ci fosse una condanna di pena di morte, in quanto in Australia fu abolita nel 1984. I giudici descrissero le azioni di Jessica come vili e sadiche, esprimendo il loro disgusto per la totale mancanza di rimorso della donna. Ma gli stessi giudici hanno anche aggiunto che Jessica, essendo ancora giovane, doveva in qualche modo avere la possibilità di essere riabilitata e curata. Vent'anni di condanna personalmente credo siano davvero pochi, soprattutto se paragonati all'impossibilità eterna di vivere della povera Mirna. Mirna infatti non può più viversi la sua vita, una vita che le è stata tolta nel momento di maggiore felicità e amore. Si era sposata da pochissimo, era amata, stava per partire per la sua luna di miele e aveva il sogno di avere dei figli, oltre che quello di avere una carriera imprenditoriale di successo. Tutto questo dunque le era stato tolto in un attimo. E per quale motivo? Probabilmente solamente per invidia. Mirna era una persona sincera e onesta, profondamente amorevole con i suoi amici e la sua famiglia. Suo marito l'ha definita così. Mirna era la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto, una donna che aveva una visione straordinaria della vita, una vita bruscamente interrotta a soli 27 anni. Gli
Gli amici e la famiglia di Mirna ancora oggi non riescono a superare il fatto e a capacitarsi che Mirna nelle loro vite non ci sarà più. Dopo la morte della moglie, Arif è tornato in Australia, questa volta a Melbourne, per iniziare una nuova vita. La tristissima vicenda di Mirna Salihin termina qui. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo caso e alla prossima puntata di Real Crime.